giugno del 2011, la Pravda Online ha dato al mondo una notizia incredibile. Un gruppo di archeologi ha rinvenuto nella giungla centroafricana una sepoltura con i resti di creature umanoidi alte oltre 2 metri e con una testa gigantesca. Ma non è questa la prima volta che l'Africa porta alla ribalta simili anomalie. Quando nel 1936 i due archeologi e antropologi francesi Marcel Griol e Jean-Pierre Leboeuf videro i ritrovamenti della loro campagna di scavo nei pressi di Fort Lamy, nell'attuale Chad, non credettero ai propri occhi. All'interno di alcuni tumuli funerari trovarono resti umani dalle dimensioni molto maggiori di quelle comuni. Nel 2009 è stata inoltre pubblicata la scoperta di un'equipe di ricercatori della Oxford University. Nel bacino prosciugato del lago Maktadik Gadi, nel deserto del Kalahari, in Botswana, fra centinaia di reperti più convenzionali, sono venute alla luce 4 asce di pietra della grandezza di poco più di 30 centimetri. Facendo le dovute proporzioni, sarebbero dovute appartenere a uomini di almeno 3 metri. Tali scoperte, che la comunità scientifica ancora fatica a spiegare, aprono uno strano capitolo della storia del nostro pianeta. In molte parti del mondo sono state rinvenute nel corso dei secoli le apparenti prove di una civiltà di giganti. Possibile che prima della nascita e dello sviluppo della razza umana sia esistito un popolo di giganti? Un popolo che avrebbe lasciato numerosi segnali del suo passaggio? Segnali giganteschi. Dobbiamo davvero riscrivere la storia del nostro pianeta? È esattamente questo che sembrerebbero suggerirci alcuni reperti rinvenuti in diversi luoghi del mondo. Klaus Dohna, che nel 2001 ha allestito per la prima volta a Vienna una mostra Misteri Insoluti, che poi ha fatto il giro di molti paesi per anni, ha raccolto 300 di questi reperti. Il giornalista americano Ed Conrad ha scoperto dal 1980 ad oggi vari frammenti di ossa fossili che sembravano ossa umane. Un fenomeno molto strano, perché questi reperti sono stati trovati in formazioni di carbone di antracite che risalgono a più di 265 milioni di anni fa. Stiamo facendo ulteriori analisi a Vienna, non abbiamo ancora finito, ma quei frammenti sembrano proprio essere ossa umane fossili. E ciò significa che manca un anello della catena tra le ossa umane più antiche conosciute, che risalgono a 7 milioni di anni fa, e i reperti, che potrebbero essere di 260 milioni di anni fa. Il reperto proviene dal Texas. Le radiografie hanno dimostrato che si tratta di un dito risalente a 265 milioni di anni fa, quindi a un'epoca di circa 260 milioni di anni antecedente al periodo nel quale oggi la scienza sostiene sia apparso l'uomo sulla Terra. Il primo capitolo della nostra storia è davvero da riscrivere. Più avanti vi mostreremo altri oggetti incredibili che ci spingono a porci fondati dubbi sul passato. Ma è arrivato il momento di iniziare questo giro del mondo sulle tracce dei giganti. Cosa non si fa per amore? Ci troviamo nel nord della freddissima Irlanda, di fronte alla Scozia. Ci separa una striscia di mare e qui un'incredibile costruzione. Secondo la leggenda realizzata da Finn McCool, che per amore avrebbe realizzato un'enorme passerella che avrebbe unito le due terre, fatta apposta per farsi raggiungere dalla sua amata. Un'opera gigantesca, ciclopica, un'opera impossibile se non ci trovassimo nella terra dei giganti. C'erano sulla Terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.
Abbiamo ascoltato questi passi della Bibbia perché quello di cui stiamo per parlare arriva da lontano, da molto lontano. Una storia che è transitata anche da queste parti, in Irlanda, con dei nomi suggestivi, Re Artù, Mago Merlino, che vedremo sono molto più vicini alla realtà di quanto possiamo aspettarci. Una storia che coinvolge tutto il pianeta con delle prove reali, ossa, pietre, ma prima di parlare di questo ascoltiamo cosa dicono le leggende intorno alla grande storia dei giganti. Tutti i popoli della Terra, in ogni angolo del pianeta, raccontano nei loro miti di esseri incredibilmente alti e dotati di una forza sovrumana. A volte sono esseri dotati di semplice forza bruta, ma in diversi casi sono considerati addirittura i creatori del mondo. Nell'Antico Testamento vengono nominati diversi giganti, gli Anachiti, i Refei e il famoso Golia, sconfitto da Davide, che raggiungeva i 3,5 metri di altezza. Secondo la mitologia norvegese, la prima creatura vivente fu il gigante Ymir. Da lui, secondo la leggenda, avrebbero avuto origine sia l'attuale razza umana, sia una razza diversa di uomini giganti. Riferimenti a simili creature si trovano sia nel libro indù del Mahabharata, sia in testi religiosi dello Sri Lanka e della Thailandia, che in antichi racconti egizi e baschi. La mitologia greca, poi, è una miniera di racconti sui giganti, il più famoso dei quali è sicuramente quello che narra l'incontro di Ulisse con Polifemo. Nelle loro poesie, gli anglosassoni citano spesso giganti che sarebbero esistiti prima del loro arrivo in Inghilterra. I testi antichi sembrano quindi tutti concordare su un punto: l'esistenza di una grande civiltà di giganti. Una civiltà che sarebbe stata portata all'estinzione da un terribile cataclisma. Abbiamo visto e letto tutte queste leggende, ma negli anni abbiamo imparato una cosa. Per affrontare certe ricerche lontane nel tempo e con delle prove leggere, labili, difficili da individuare, bisogna avere molta umiltà e cercare nelle storie antiche cosa si può ancora trovare, cosa di certo è stato seminato in tante parole che arrivano da lontano. Partiamo però da una prova concreta, diretta, da ossa fossilizzate antiche, ed è per questo che dobbiamo andare a vedere un reperto decisamente sorprendente che arriva dall'Ecuador. Tutto inizia nel 1992, quando un sacerdote di nome Carlos Vaca apre il suo armadio pieno di ossa raccolte in Ecuador, ossa che per gli scienziati che le analizzano diventano un rompicapo. Frammenti di un teschio e di una tibia che porterebbero a pensare qualcosa di inimmaginabile. Erano uguali a quelle umane, ma con delle proporzioni decisamente diverse. Alle mie spalle vedete delle ossa, potrebbero sembrare delle ossa di dinosauro. No, sono l'esatta ricostruzione dell'uomo che avrebbe dovuto avere le ossa che sono state trovate, un gigante. Fra i resti conservati da Carlos Vaca c'è quello di un molare. Gli studiosi sembrano confermare che si tratti di un dente umano. Quello che desta sconcerto è che si tratta di un molare enorme. Quale bocca avrebbe potuto contenerlo se non quella di un gigante? Una ricostruzione realmente impressionante, ma lasciamo l'Ecuador per volare verso l'Egitto, sì, il nostro caro Egitto, dove troviamo dei sarcofagi giganti che hanno una storia da raccontarci. Guardiamo insieme. Sì,
Saqqara è uno dei luoghi più importanti e più antichi dell'Egitto dei faraoni e proprio qui troviamo il Serapeum, un tempio grande, sotterraneo e affascinante, lo vedremo tra poco, dedicato al dio Serapide. Qui sono sepolti dei faraoni importanti, come per esempio Ramses II, ma non solo loro. Fu l'archeologo francese Auguste Mariette a scoprire l'ingresso di questo tempio. Era il 1851. Una scalinata che fu liberata dalla sabbia per arrivare in un antro dai sarcofagi realmente incredibili. Stiamo anche noi per entrare in un luogo ai confini del tempo. Eccoci entrati nelle grotte, che sono altissime, profonde e molto lunghe. E vediamo proprio all'ingresso l'unico dei sarcofagi ancora non terminati. Infatti questo è solo il coperchio di uno dei 24 sarcofagi giganteschi che si trovano in questo luogo. Sono di un basalto perfettamente liscio, tutti gli altri, questo come abbiamo detto non è finito, estremamente semplici nel disegno, ma imponenti nella struttura. Abbiamo visto questo coperchio, ma andiamo a vedere la parte centrale del sarcofago di cui avrebbe dovuto far parte. Ecco l'altra parte del sarcofago, è alta poco meno di 2,20 m, sono alto 2 m, vedete, questa è la sua altezza. Con sopra il coperchio arriverebbe a più di 3,5 m, ma vediamo la lunghezza, percorreremo il suo fianco lungo la caverna. Poco più di 6 metri per 60 tonnellate di peso, un'opera veramente mastodontica. Secondo la teoria classica, questi 24 sarcofagi sarebbero serviti per far riposare dei buoi, sì, i buoi sacri di quel periodo. Ma prima abbiamo parlato di giganti, perché a fronte di questa teoria classica ce n'è un'altra, molto affascinante. Sono giganteschi questi passaggi, dei tunnel altissimi come mai è capitato di vedere in Egitto. Abbiamo visto dei passaggi all'interno delle piramidi angusti, stretti, dovevamo inchinarci, quasi strusciare. Qui si può addirittura camminare in posizione eretta e con molti metri d'aria sopra le nostre teste. Ma chi ha costruito tutto questo? Possono essere stati gli uomini che poi hanno sepolto qui dentro dei buoi, o questi uomini hanno solamente occupato degli spazi già creati in precedenza da dei giganti? Ma quali giganti? Quelli per esempio che vengono raccontati sulla Bibbia, i giganti che venuti dal cielo si sono uniti con le donne della terra per dare origine poi alla razza umana? Sono parole incredibili, ma che andiamo a ritrovare nel sesto libro della Genesi della Bibbia. E poi quante volte abbiamo trovato in giro per il mondo, come abbiamo visto, grandi pietre. Più antiche erano le pietre, più erano grandi e più c'erano uomini in grado di modellarle e di metterle in opera con una perfezione quasi incredibile. Allora adesso avviciniamoci ad uno di questi sarcofagi per vedere nel dettaglio questa vera e propria opera d'arte risalente a migliaia di anni fa. Scendiamo verso uno dei 24 sarcofagi scoperti fino ad oggi, perché si dice che il tunnel non sia ancora stato interamente scavato. E vediamo subito il coperchio spostato rispetto alla base, perché nel tempo qualcuno ha tentato di vedere cosa si poteva rubare all'interno. Eccoci, avviciniamo, possiamo apprezzare meglio i geroglifici e notiamo subito che si tratta di un segno grezzo fatto molto superficialmente, perché questa è una pietra durissima. Poi la cosa più curiosa è che, secondo la teoria ufficiale, questo sarcofago doveva contenere un bue sacro. Bene,
da nessuna parte di queste scritte, ma è raffigurato, per esempio, un bue o un dio raffigurato appunto come il dio Api. Bene, guardiamo adesso dall'altra parte, lungo i fianchi, questo sarcofago, perché dietro è stata posta una scala per vedere direttamente all'interno. Il bue che si sarebbe dovuto trovare all'interno di questo sarcofago era il bue sacro del faraone Amasis della 25esima dinastia, per questo sarebbe stato inciso al contrario degli altri. Bene, si può credere a questo, naturalmente, una teoria ufficiale merita tutto il rispetto, si può viaggiare con la fantasia ed ipotizzare che da queste parti possano essere passati i giganti. Fatto è che sicuramente una struttura di questo tipo, che si trova a 7 metri sottoterra, così grande, mai era stata vista in Egitto. Prego la camera di venire su per inquadrare l'interno di questo sarcofago ormai vuoto ed apprezzarne le dimensioni. Come è stata realizzata la Sfinge? Ormai praticamente sono tutti d'accordo. La Sfinge è stata liberata, se così possiamo dire, da una grande quantità di pietra che la circondava. È stata scavata una fossa, una piscina intorno a lei e sono stati estratti dei blocchi giganteschi che vedete proprio qui davanti alla grande statua. E qua nasce subito un mistero: come sono stati trasportati questi blocchi, come sono stati tagliati? Seguendo la linea della storia, a quel tempo gli egiziani non avrebbero conosciuto né la ruota né il ferro e quindi i suoi derivati, come per esempio l'acciaio, mentre qua ci sono blocchi perfettamente incastrati che superano le 200 tonnellate. Continuiamo questo nostro viaggio attraverso il pianeta scavalcando tempo e spazio come se non esistessero. E di nuovo verso l'Irlanda, alle nostre spalle un castello costruito su un grande scoglio chiamato dalla popolazione locale Scoglio dei Giganti. È esistita davvero questa grande ed evoluta civiltà di giganti, poi distrutta, come molti testi antichi sembrerebbero confermare, da un terribile cataclisma? Una società a tal punto progredita da aver conquistato anche i cieli. Nella mostra Misteri Insoluti, organizzata da Klaus Dohna, fra i molti incredibili reperti ci sono piccole sculture dalla forma di alianti con timoni. E anche in America Latina sono stati ritrovati oggetti simili durante gli scavi archeologici. Ma il primo volo umano risale a fine Settecento con la mongolfiera. E soltanto agli inizi del Novecento sono stati costruiti i primi aerei. È davvero possibile che l'evoluzione tecnologica sia già giunta a un apice molto alto per poi subire un brusco arresto e una regressione che soltanto ora stiamo colmando? E se così fosse, quando è iniziata davvero la storia umana? Un reperto incredibile che mostreremo alla fine di questo viaggio ci suggerirà un'ipotesi sconvolgente. Insomma, tutto farebbe pensare ad un'antica civiltà distribuita sull'intero pianeta che ci ha lasciato delle tracce, sì, delle tracce di un materiale inaspettato. Gli antichi greci le chiamavano le ossa della madre terra e si tratta dello stesso materiale che costituisce il nostro pianeta. Stiamo parlando della pietra, tracce di pietra che vanno esaminate con molta attenzione perché inevitabilmente deteriorate, perché se fosse tutto vero arriverebbero da un lontanissimo passato. Le troveremo queste tracce anche in altri due luoghi: l'isola di Pasqua, il luogo abitato più lontano da qualunque luogo abitato al mondo, ma cominciamo dalla Bolivia, dove entreremo nel Tempio dei Giganti. Tiahuanaco è una delle più misteriose e suggestive città morte del pianeta.
La leggenda vuole che sia stata edificata dai Titani, gli stessi esseri che, disobbedienti, sarebbero poi stati cancellati dalla faccia della Terra dall'ira vendicativa degli dèi. I colossali blocchi di pietra, che possono essere osservati tra queste rovine, giacciono a quasi 4.000 metri di altitudine. Alcuni blocchi usati per la costruzione pesano centinaia di tonnellate l'uno e la possibile cava più vicina dista 60 chilometri. La Porta del Sole è ricavata da un unico pesantissimo blocco di andesite, probabilmente il più grande blocco unico mai lavorato sul nostro pianeta. Questa pietra è tra le più dure e difficili da trattare, eppure è densa di incisioni, nicchie e orli che non possono essere stati scolpiti con utensili rozzi e primitivi. Gli stessi Inca sostenevano che la città sacra esistesse già prima del loro regno. La leggenda racconta che quel luogo sia comparso all'improvviso, costruito in una sola notte dopo il diluvio universale, da una misteriosa razza di giganti. E c'è un'altra prova a sostegno di questa tesi: le dimensioni dei gradini che portano al tempio. Questi gradini sono infatti alti 80 centimetri. Perché costruire rampe di accesso a un luogo di culto con blocchi di pietra tanto alti? Quali gambe sarebbero state in grado di salire simili scale? E quali mani avrebbero potuto costruire le gigantesche mura che possiamo ammirare all'isola di Pasqua? Mura così straordinariamente simili ad altre mura che abbiamo già incontrato in questo nostro viaggio e ad altre ancora che incontreremo fra poco. Come spiegare tanta stupefacente maestosità? E come spiegare queste somiglianze in luoghi a tal punto distanti? Una somiglianza che avvicinerebbe, in un'ipotesi incredibile, l'isola di Pasqua, un piccolo puntino sperduto nell'infinito Oceano Pacifico, ad altri luoghi al di là del mare. Era il giorno di Pasqua del 1722, quando un navigatore dell'Europa conosciuta, del mondo conosciuto, del vecchio continente, sbarcò per la prima volta qui, sull'isola di Pasqua, e la chiamò isola di Pasqua proprio perché era quel giorno, il giorno di Pasqua. Il suo nome era Jacob Roggeveen. Su quest'isola troviamo delle mura che potremmo definire ciclopiche, grandi e con degli intarsi, con degli incastri veramente incredibili. Ma la cosa più incredibile è un'altra, che questo tipo di costruzione, questo tipo di allineamenti, questo tipo di fusione tra i vari blocchi, la ritroviamo in altri luoghi, lontani migliaia di chilometri, ma esattamente vicini e sovrapponibili come tecnica di costruzione. Gli stessi incastri, sembrano le stesse mani che hanno sistemato le pietre a Sacsayhuaman, a Cusco, sul Machu Picchu, di fronte al Tempio della Sfinge, ad Abydos, nel nucleo centrale di Stonehenge. Ecco qui, guardate, questo è un esempio chiaro e lampante. Guardate questo incastro, l'incastro di questa pietra sembra fatto da mani che erano in grado di modellare la pietra. Sono testimonianze proprio di roccia, perché la roccia è l'unica cosa che attraversa il tempo per migliaia e migliaia di anni. Insomma, è lo stesso materiale della terra che sopravvive a qualunque popolazione e a qualunque civiltà. Lasciare un messaggio agli uomini del futuro, lasciarlo impresso nella roccia. Se davvero gli esseri che ci hanno preceduto avevano l'intenzione di arrivare fino a noi, di arrivare fino al futuro per lasciare un segno del loro passaggio, nessun mezzo sarebbe mai stato più perfetto della roccia. Per capire quanto questo sia vero, basta pensare quanto tempo resisterebbero gli oggetti che ci circondano quotidianamente.
se abbandonati a loro stessi in natura. Scatole in cartone, 2 mesi. Quotidiani e riviste, dai 4 ai 12 mesi. Tessuti di lana, 1 anno. Legno verniciato, 13 anni. Lattine d'alluminio, dai 20 ai 100 anni. Bottiglie e buste di plastica, dai 100 ai 1000 anni. Se conservati con ogni accortezza, ovviamente resistono più a lungo. I più antichi manufatti di ceramica, giunti integri fino a noi, risalirebbero all'undicesimo millennio avanti Cristo. Il più antico libro del mondo risalirebbe a 2500 anni fa. L'informazione contenuta nei CD e nei DVD si deteriora invece in pochi anni. L'unico mezzo potenzialmente eterno per tramandare la conoscenza è la pietra. Mura imponenti erette in luoghi della Terra fra loro lontanissimi. Gli studiosi non hanno ancora dato una risposta certa su chi possa averle costruite, anche se alcuni indizi fanno sospettare l'esistenza di un'antica civiltà di giganti che avrebbe dominato il mondo prima della comparsa dell'uomo e che all'uomo avrebbe lasciato un segno del proprio passaggio impresso nella roccia. I misteri e le sorprese intorno all'isola di Pasqua sembrano realmente non finire mai. Un'isola che è rimasta nei nostri occhi e nei nostri cuori. Un'isola nata dalla volontà, naturalmente, tra virgolette, di 3 vulcani. E proprio i vulcani sembrano dare una risposta con le pietre esagonali che abbiamo visto qua in riva al mare. Si tratterebbe proprio di un particolare tipo di eruzione, un raffreddamento altrettanto particolare che avrebbe creato questi prismi esagonali di pietra. Quindi un'opera della natura e non dell'uomo della leggenda, come abbiamo ascoltato. Ma per una possibile soluzione ci sono altri fatti, altre situazioni che invece mantengono un forte mistero. Allora andiamo in Libano, andiamo a Baalbek. Valle della Beka, Libano nordorientale. Qui ancora oggi si ergono le rovine dell'imponente città di Baalbek. Prima che i Romani conquistassero il Medio Oriente, prima che i Fenici creassero le loro città-stato lungo le coste del Mediterraneo, in questo luogo si ergeva un tempio legato al nome del dio pagano Baal. Ma questo tempio non dovrebbe esistere. Perché? Perché le sue dimensioni non hanno nulla di umano. L'immenso santuario romano di Giove Eliopolitano, che si trova in quest'area archeologica, vantava una struttura sorretta da 50 colonne di granito rosa, alte circa 19 metri. Oggi ne restano in piedi solo 6, ma la loro magnificenza fornisce un'idea precisa della grandiosità del luogo. Il tutto sorge però su un qualcosa di più antico, il gigantesco basamento di Baalbek, sul quale i Romani edificarono il loro tempio. Ma c'è qualcosa di sconvolgente. 3 delle pietre che costituiscono la parte più antica del basamento hanno dimensioni del tutto incredibili, dimensioni inumane. Si tratta del cosiddetto trilithion. Cos'è e come è stato costruito? Quali gambe potevano affrontare questi mastodontici dislivelli? La risposta ci arriva forse da una testimonianza esclusiva che le telecamere di Voyager hanno raccolto in Libano. La testimonianza di una donna che avrebbe trovato tracce di antiche e sconvolgenti creature. Mi chiamo Muna e fino a pochi anni fa ero una tombarola. Facevo questo lavoro con mio cugino. Nell'area attorno a Tiro eravamo in assoluto le persone più esperte nel riconoscere i siti delle tombe. Tombe romane, tombe cristiane, ma anche tombe precedenti. Una volta abbiamo ritrovato l'ingresso di una di queste tombe sotterranee. Era un passaggio angusto. Abbiamo faticato per liberare l'entrata che si trovava su una parete rocciosa. È lì che li abbiamo trovati. Scheletri deposti al suolo. Ce n'erano almeno 4.
scheletri di creature giganti. Me lo ricordo bene, perché con noi c'era anche un amico di mio cugino. Beh, lui ha preso in mano il teschio di una di queste creature e per giocare se l'è messo in testa. La sua testa entrava completamente all'interno del teschio. Saranno stati alti almeno 4 metri. Ma dobbiamo cambiare orizzonte adesso, tornare in Italia. Si parla di una leggenda, quella dei 110 re di Atlantide, e si trova vicino a noi, in Calabria. Andiamo a vedere. Li chiamavano i signori del mare, sovrani potentissimi, forse addirittura discendenti degli abitanti di Atlantide, sepolti migliaia di anni fa nel cuore del Mediterraneo, in Calabria. Uomini che avrebbero costruito quella che viene oggi definita la città del sole. Eccoci arrivati. La scoperta di questo luogo nel 2002 fece gridare al ritrovamento della prima Stonehenge italiana. Ma è realmente così? Un ulteriore indizio del fatto che in questi luoghi siano esistiti migliaia di anni fa esseri capaci di costruire la città del sole, possiamo trovarlo nella Grotta del Sole. Secondo alcuni studiosi, proprio qui dentro si troverebbero le tombe dei 110 signori del mare. Stiamo per arrivare in un luogo di reale difficile accesso. Spesso la vegetazione e frane hanno ostruito il passaggio. Eccoci arrivati. Nella prima parte della grotta il soffitto con il tempo è franato, ma qui dietro di noi vediamo il proseguimento di un pertugio, di un ingresso chiuso dalle pietre, ma che si vede di lato proprio attraverso alcune fessure. Qui sono stati trovati degli scheletri molto particolari. Una tibia di un uomo, lunga 56 centimetri, apparterebbe ad un essere alto circa 2,30 m. E poi uno scheletro intero di una donna, che arriva quasi a 1,90 m, per il periodo sicuramente dei giganti. Anche in Italia, dunque, come in numerosi altri luoghi del mondo, esisterebbero prove di un'antica civiltà di giganti. E non solo in Calabria. Perché una piccola cittadina laziale merita di essere tappa di questo incredibile giro del mondo sulle tracce dei giganti. Allora quando mi trovai dinanzi a quella nera costruzione titanica, conservata in ottimo stato, quasi non contasse secoli e secoli, ma soltanto anni, provai un'ammirazione per la forza umana maggiore di quella che mi aveva ispirata la vista del Colosseo. L'oscura acropoli collocata sul vertice di una collina, mura ciclopiche che ancora conservano il loro mistero. Questa è Alatri, come la raccontava lo storico tedesco Gregoriodus nel 1858. Lunghe oltre 2 chilometri, le mura poligonali di Alatri, dette anche pelasgiche o ciclopiche, raggiungono i 21 metri di altezza nel punto più alto, per una profondità massima stimata in alcuni tratti di 10 metri, e racchiudono l'acropoli della città. Queste mura, realizzate tramite la messa in opera di grandi massi lavorati, accostati e sovrapposti senza l'utilizzo di calce, sono un'opera incredibile, la cui particolarità è proprio quella della lavorazione senza malta e della precisione dell'incastro. Abbiamo incontrato più volte nel mondo mura costruite con massi giganteschi e di solito si trattava di luoghi che avevano una storia profonda, lontana, molto antica. Qui troviamo qualcosa di molto simile e il punto esatto è Porta Maggiore, dove si entra nell'acropoli.
Queste mura sono realmente imponenti. L'architrave superiore larga più di 5 metri per un peso stimato di 27 tonnellate. La profondità di queste mura supera i 10 metri. E anche in questo caso, come già abbiamo visto a Machu Picchu, a Cusco e all'Isola di Pasqua, la costruzione è di una precisione talmente elevata che non esiste alcuno spazio fra una roccia e l'altra. Chi ha costruito le mura di Machu Picchu, di Cusco, di Alatri e dell'Isola di Pasqua? E quando? L'ultimo oggetto misterioso della mostra organizzata da Klaus Dohna allarga notevolmente il campo dell'indagine. Noi oggi sappiamo che dalla scomparsa dell'ultimo dinosauro alla comparsa del primo uomo sono passati poco più di 61 milioni di anni. Come spiegare allora le 11.000 pietre rinvenute a Ica, in Perù, dove uomini e dinosauri sono raffigurati insieme? Pietre che hanno più di 100 milioni di anni. E come spiegare che su tali pietre non siano state riscontrate tracce umane successive al 1500? Anche ammettendo infatti che si tratti di 11.000 falsi, soltanto dal Novecento noi siamo riusciti a ricostruire la forma dei dinosauri partendo dalle ossa fossili che sono state ritrovate. Come facevano quindi coloro che hanno disegnato i dinosauri a conoscerne la forma se non perché li avevano visti? E non è tutto. Come vi avevamo accennato all'inizio, c'è qualcosa che riguarda ancora questa terra. In particolar modo stiamo parlando di Re Artù, di Mago Merlino e di Stonehenge. Qualcosa che, guarda caso, tocca ancora l'incredibile mondo dei giganti. Goffredo di Monmouth, nella Vita Merlini, un'opera del 1140, uno dei primi testi dedicati alla saga di Re Artù, cita un enorme complesso circolare composto da grandi pietre. Si tratta della Chorea Gigantum, ovvero della danza dei giganti, che si sarebbe trovata in Africa. Da lì, un popolo di titani l'avrebbe trasportata in Irlanda, sul monte Killarus. Il mago Merlino, su ordine del padre di Re Artù, avrebbe poi trasferito, grazie ai suoi poteri magici, quel colosso di pietra dall'Irlanda alla sua sede attuale in terra inglese, la sacra Stonehenge. Ma non è tutto. In una tomba ritrovata dai monaci di Glastonbury, che un'iscrizione indica essere proprio la sepoltura di Re Artù, furono ritrovati due scheletri. Uno di donna, l'altro di uomo. Un uomo alto quasi 2,5 metri. Per l'epoca in cui sarebbe vissuto Artù, il V secolo, praticamente un gigante. Spero che l'audio si prenda perché stiamo veramente in una situazione critica. Torneremo presto sulla tomba di Artù, attraverseremo questa gola, ripercorreremo questo ponte di corde sul vuoto che idealmente unisce Irlanda a Scozia, sempre in stile Voyager.